Ai giorni felici, sbrighiamoci che non voglio perdere gli sviluppi di Bruno Fede su Conie. La Franzoni è la cugina di tutti noi, Prodi. In più ci si insintonizza, più la si fa franca. Le do una gomitata tra femore e fegato. Guaisce e trattiene il fiato per qualche secondo, più dello stupore, che per il dolore. Io devo entrare. Per quanto detta finanziaria varata dal governo, fortunatamente tracimi di anno in anno da ogni argine inibitorio, solo a norma di legge, e quindi chi se ne frega? Sono noccioline rispetto alle tasse programmaticamente evase e istituzionalmente coperte e licitate, e dei cui patrimoni a monte io muovo molti, moltissimi fili e tutte le sacrosante pedine della nostra scacchiera a forma di stivale. Nessuna esclusa. Mi occupo del tesoro nazionale nascosto, che occulto non si può più dire dopo l'avvento di quel pettegolaio di internet. Io indirizzo il merchandising dell'anima da rimettere a Dio, ovvero mi occupo della politica economica della fede. Questo svergognamento bisogino del popolino di pretenderne un al di là a rifusione di questo al di qua che hanno sprecato, grazie a Dio devolvendoglielo tramite noi. Vale a dire che mi preoccupo assai dell'economia vera e propria del bel paese. Quella sommersa dal punto di vista erariale e che ingenuamente si crede di origine criminale e che a modo suo non lo è, o non più di quella apparentemente legale. Mi preoccupo che tanta manna di Dio, e intendo Dio onnipotente tout court, non il Dio Mammona che di Dio è solo una sfumatura in filigrana, non vada demonizzata e dispersa, bensì perdonata, ripulita e religiosamente incanalata dove deve essere, nel tempio più bello, il nostro. Nel mio piccolo, intendo, nel mio piccolo ambito, col mio piccolo contributo, intendiamoci, che senza l'indotto non è mai superiore oggigiorno a un giro sotto traccia tra i 300 e i 350 milioni di euro l'anno. Eh sì, bisogna accontentarsi di sempre meno carne sul fuoco. Non sono più i tempi di la pira, però 300 milioni da uno, 300 milioni dall'altro. Non lamentiamoci, via. Dal mio modesto alveo rimetto in strada i rivoli ribelli, ecco. Perché la strada, se è maestra, è una sola e porta al Dio della sua santa sede, noi. Tutte le strade che non portano a questo Dio non portano da nessun'altra parte, perché io le snido e le rimetto in riga. Le snido con comodo, voglio dire, non prima che abbiano messo su un pezzo d'asfalto consistente. Le confisco, ecco, le annetto entro i nostri confini, come una qualsiasi provincia barbara. Do loro asilo politico, quindi fiscale. Mica siamo così miopi da troncarle sul nascere o di raderle al suolo. Preferiamo che escano all'aria aperta, che si rivelino, che non crescano sotterranee e catacombali come le nostre. La catacomba l'abbiamo inventata noi, è monopolio nostro. Abbiamo noi l'esclusiva territoriale del sommerso. Se non fosse nostro il sottoterra prima ancora della superficie, come potrebbe esserlo l'alto dei cieli?
Una volta che queste strade birichine sono fuori e perimetrate, anche per il tratto che ancora manca all'appello e alla resa dei conti, o si integrano come un Raffaele Cutolo o come un Montezuma, le cancelliamo dalla faccia della terra della geografia economica o terra italiana, va da sé, fuori da questi confini. Abbiamo dovuto piegare il capo per più di un mappale ormai. Sì, pronta cassa, ci restano le Filippine e un po' di Sud e Centro America e il Messico, ma sono briciole in confronto a come eravamo abituati. E la Spagna e la Germania sono vieppiù le spine che le rose. Erano Eldoradi e ora hanno la consistenza di una cassetta delle elemosine all'interno di una mensa di quei braccini corti di Comunione e Liberazione o dell'UNESCO o della Croce Rossa. E che dire degli Stati Uniti d'America? Da quando i predicatori negri seducono di blues e di verga tutte le tardone ereditiere da Miami a Santa Monica e i preti cattolici sono non solo pedofili e questo passi, ma pedofili con le spalle al muro e addirittura melliflui, rei confessi che danno giustificazioni edipiche da quelle parti, non tira aria di colletta nemmeno con la pertica affinché non si sentano infettati. Era un regno di Dio. È un'andrina che non produce abbastanza ghiande nemmeno per i propri maiali. La manna per il nostro deserto si è seccata. E io ho cominciato negli anni 70 a dire in Trastevere: si investa nella ricerca scientifica, delle nuove tecnologie, nella biogenetica, nella microbiologia, nell'informatica, nella telefonia mobile, nell'agriturismo religioso con annessa apparizione mariana, nel surgelato, nel bricotto, nello smaltimento veloce dei rifiuti sempre più tossici. In Don Giussani Catering, nelle nuove energie eoliche. Scorregge, mi è stato risposto. Mi hanno fatto storia all'inizio anche con le fideiussioni alla Sacra Corona Unita, la più giovane e intraprendente delle associazioni imprenditoriali catechistiche meridionali. E io a insistere. Investiamo nella moda alternativa, buttiamo poi un obolo in cosmesi e farmacologia allucinogena e chirurgia plastica, infine, nelle quali si è deposta una immortalità del corpo più passabile e fruibile per l'odierno consumatore di quella che noi continuiamo a proporre per l'anima. Lo dice anche Platone, cui dobbiamo parecchio con la faccenda della caverna. Nel Gorgia, che ha alla fin fine il dominio del corpo e quindi della medicina interna, sta nel dominio della toeletta. No, non mi hanno dato retta anche sullo sviluppo industriale del prêt-à-porter. Arroccati unghie e denti al gessato da sartoria partenopea, una nicchia per le mummie alla Achille Lauro e per l'agroalimentare. Al decotto di ortica di frate indovino introvabile. E negli anni Ottanta, idem con mitra. Santità, gli ho detto più di una volta tra due tournée e una discodensa a Cracovia, quando riuscivo a beccarlo, in un momento in cui stava fermo, affetto com'era dalla sindrome della trottola. Si legga le opere dell'innominabile, gliele faccio tradurre. C'è tutto sullo sviluppo della grande distribuzione organizzata e sui cadaveri che si lascerà dietro. E come sbirciare nel primo numero del Financial Times del 2001. Ma lui no, perché si sentiva troppo vate e star lui per accettare che esistesse al mondo qualcosa di meglio delle sue poesie in lode alla fimosi polacca.
Ecco perché i nostri strateghi della finanza sono ancora lì con il trasporto merci su ruote e le autostrade e gli immobili del centro che cadono a pezzi e non li vuole più nessuno, e la difesa dei valori etici della famiglia che semmai sono stati in cielo, in terra non ci stanno più di sicuro e quindi lì a spaccarsi le ultime corna contro l'inseminazione artificiale, le coppie di fatto, l'eutanasia, i ricchioni, i preservativi, le pillole per la passera infeconda, l'aborto mutuabile, tutta la baracca e i burattini dell'Ottocento dal delitto di lesa maestà dello schiaffo di Anagni in poi, perché hanno sbagliato gli investimenti chiave della modernità. Se no a Carol sarebbe succeduto Milingo e saremmo tutti felici e contenti come una Pasqua. Potremmo dormire tra due guanciali per altri 2000 anni minimo e non saremmo costretti a fare comunella con i musulmani per arginare la disfatta inarrestabile. Sì, dicevo io al benemerito. Per carità, benemeritissimo Monsignor Marcinkus, va bene Sindona, va bene Calvi, ma tanto per evitare un po' di grand guignol a base di caffè avvelenato e capi da impiccato e fanciulle di impiegati vaticani rapite e violentate gettate nei tritarifiuti e un po' di your bond anche nella world tour della nascente e forse in definitiva Madonna? Manco l'avevano sentita nominare. Non si governa la Chiesa come un'Ave Maria, ripeteva il buon Casimir Marcinkus, che usava le maiuscole solo nelle ufficialità della sala stampa, e io, che non l'ho mai rinnegato, che gli sono stato vicino fino all'ultimo, anche nell'esilio Pecetta oltre Atlantico, ma con un like a Virgin si tapperebbero tanti buchi. Io pensavo a quelli del Crackett e del Banco Ambrosiano, quelli della Pontificia chissà quali e così. Comunque, anche se non mi è stata data la soddisfazione di riconoscerlo, io sono diventato io ai loro occhi nella serena e pazzerella primavera del 78. Allorché mi fu chiesto che ne pensassi della liberazione di Aldo Moro in cambio della scarcerazione di tutti quei brigatisti. E mi fu chiesto così, en passant, lì alla buvette di Monte Citorio, che capii subito che la terronica mezza figura istituzionale che me lo chiedeva era stata mandata lì dai più alti scranni governativi. Io non mi facevo alcuna preoccupazione sull'intelligenza strategica dei rapitori, piccoli pidocchi senza arte né parte né lungimiranza. Tuttavia mi dicevo, adesso sta a vedere che al colmo della sfiga qualcuno comincia per miracolo a ragionare, fa un colpo di testa e liberiamo l'Aldo vivo, senza alcuna condizione, costui, dopo quello che gli hanno fatto e non fatto i suoi esimi compagni di merenda. Diventa il cavallo di Troia del comunismo più sovietico e anticlericale che si sia mai visto dal 17 in poi in Occidente e per noi è finita. E così la buttai sulla buttad. Oh, ormai è troppo tardi. La morte di Moro è compromessa del tutto. La mente politica, intendo, lui ragiona come sempre, contrariamente a come vi fa comodo pensare. Mica lo dopano, la sua melensaggine stilistica depone a suo favore da qui per andare a Santa Croce in Gerusalemme, passa sempre la Pietralcina anche per missiva. Continua a vedere vie crucis dove chiunque vede un incrocio. Diciamo che lentamente, senza dar troppo nell'occhio, scaglionando le libertà vigilate, si potrebbero liberare tutti i brigatisti richiesti e anche parecchi di quelli futuribili a patto che. Vedi, mio caro, va ribaltato il ricatto. Ora lo fate voi a loro, sì, insomma, lo Stato alla nostra democrazia cristiana. Se torna vivo, mi spiego? E lui faceva di no col mento, ma c'era un'acquolina di meraviglia e di terrore quasi riconoscente negli occhi, un'illuminazione risolutiva. Quindi mi ero spiegato fino in fondo al bagagliaio della R4. E quello è corso via, con una fretta,
che in un portaborse palermitano è contro natura. E infatti Moro è stato ritrovato in quell'auto rossa a Via Caetani, non a far volantinaggio contro la Santa Sede e contro Cossiga, Zaccagnini, Donà Catena, Andreotti, Forlani, Bodrato, Colombo, Fanfani e Lima, salvo per poco. Ma come era conscio che fosse. E uno oggi, uno domani, di quei brigatisti in carcere non ne resta più nemmeno uno. Lo Stato, in cambio dell'ordine marziale eseguito, ha rispettato i patti imposti. Ma non è vero niente, non ci sarei arrivato neppure io a tanta sensatezza, quindi non ho mai consigliato niente a nessuno, in nessuna buvette, su come e perché bisognava liquidare il presidente. L'innominabile ha cominciato a pubblicare e a diventarmi prezioso solo dall'84. Se l'avesse fatto un lustro prima, io, grazie all'ispirazione che mi avrebbe portato dritto a concepire quella soffiata, sarei diventato come minimo il governatore della Banca d'Italia più giovane dei tempi di Romolo e Remo. Guarda, io non ti seguo lì in quella bolgia, me ne torno a casa da sola, Fonzi, e cerca di spingermi dentro la berlina con la portiera spalancata e inavvertitamente le do un'altra gomitata all'altezza di dove dovrebbe avere l'avanzo di un seno, però più leggera di quella di prima. Fonzi, non fare così, si accorgeranno tutti che hai alzato il gomito, andiamo via. E lancio uno sguardo d'intesa al caposcorta perché le dia una mano con una spintarella anche lui. Lo fulmino. Tu come? E si ritrae, sto cazzone d'oro per quanto mi costa bacchetta della vecchia in calore che sarà un gelo artico tra 2 gradi, ghiaccioli di lebbra, eh? L'Italia deve restare nostra nei secoli dei secoli. Se anche questa vena aurifera ci diventa polide. Qui abbiamo le nostre fondamenta sanpietrine che suggono il sangue vivo per le nostre cupole e le nostre torri. Ma un rovello amletico, soldati di Cristo come me, sono sostituibili, rinnovabili oggi come oggi? E sarebbero ancora necessari? Che succede se Troia scavalca ogni Ulisse e il cavallo di Troia se lo fa e se lo infiltra da sé entro le proprie mura? Io provengo da tempi in cui c'era ancora un po' di sentimento e quindi di opposizione alla Chiesa, in cui l'espressione quinta colonna, per esempio, aveva un senso perché le fazioni erano anche minimo due ben distinte e in cui i comunisti, che Dio li abbia in gloria, esistevano ancora e romantici incalliti, specialmente se italiani da bandiera rossa cantata dopo messa, portavano sì acqua al nostro mulino, ma non intenzionalmente come ora. Oggi farei l'infiltrato presso quale nemico? Bertinotti, Veltroni, Casini, Fini, Prodi, Rutelli, Pannella, Bindi, Mussi, Marroni, Mici, Checco, Ferati, Finocchiaro, Bondi, Pecoraro, Napolitano, Luxuria, Bassolino, Iervolino, Santanchè, Grillini, Bossi, Pezzotta, Alfano, Di Pietro, Squacquarone, Zimilia? Quel Mussolini con il muso di castoro e le tette? L'arcibocciofila, gli opponenti opposti di maniera si sono attratti tanto da diventare tutt'uno, una pastetta all'incenso unica. Mafia, per fare un tristo esempio, è una collocazione ad interim spontanea e non convogliata, non intenzionale da parte nostra. Nessuno di noi fa niente per sistemare lì i suoi picciotti meno dotati, niente nepotismi o raccomandazioni, ci arrivano da sé come le zecche alla rogna. Arrivano lì per selezione naturale, perché qui da noi non potrebbero arrivare mai. Troppo parassiti. Noi ci sveniamo, loro succhiano solo. Ci siamo limitati a dargli un piccolo presente di carcassa nata morta e loro ci si sono buttati sopra, grati, zitti a Mosca. Ah, che smidollati di contendenti. Non c'è più gusto.
tutto è già inginocchiato e arrendevole, naturaliter, e come se ormai ogni specie di uccello nascesse con il suo tot di vischio già attaccato alle zampe. Non c'è più bisogno di stendere la pania o le reti per catturarli. Sgusciano fuori dall'uomo, dall'uovo, già catturati e catturabili di loro. Contano solo sul fatto di essere graziati in proporzione al loro favoloso piumaggio elettorale. E io mi annoio, mi annoio, mi annoio e mangio, mangio, mangio. E mai, qui lo dico e qui lo nego, guardo più la televisione che fuori dai vetri oscurati della limousine o dalle finestre delle biblioteche. Perché verso fine mattinata, quando le borse restano in stand-by per alcuni minuti, ma ho ancora troppa gente intorno, chiamo il paziente Monsignor Ravasi e gli dico che intendevo giusto fare una verifica su una citazione blasfema di Kant. Corro verso la biblioteca del posto seminando gli ultimi scocciatori. Se c'è qualcuno dentro, smamma fuori d'istinto. Giro la chiave nella toppa, metto gli auricolari e, nel silenzio assoluto garantito per i curiosi che strisciassero lungo la porta, mi sparo la prova del cuoco a tutto volume. Mai incontrato il Ravasi in vita mia. Mai parlatogli neppure per telefono, ma come alibi per venire infine alla Clerici fa fine. E poi è uno dei pochi che potrebbe dare dei numeri persino a me in fatto di cultura dell'economia in cultura per fare soldi grazie all'assenza della medesima. Oggi mi avrebbero lasciato fare il prete e poi il cardinale e poi il papa. Mi avrebbero lasciato in pace e non sarei costretto a vivere a fianco con questa iena disossata che si era schiata via il fondo del budello a forza di ditalini con lo stensorio e le canne della Beretta in dotazione ai nostri maschietti multiuso del Sismi.